Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Bedino, MVP di Saluzzo contro Acqui in 3-2. Pazzo quest'oggi, rimasto fermo il tempo per qualche minuto, causa porta strappata, poi 10 di recupero e al centesimo è arrivato il tuo gol. Ti chiedo che partita è stata, che match è stato? È stata una bella partita, prima di tutto, in controllo, perché poi si è riusciti a mantenere un 2-0 e per noi segnare due gol è solitamente quando vinciamo 1-0. Sempre con un massimo gol di scarto, quindi portarci sul 2-0 ci ha dato fiducia e anche un po' di tranquillità, forse troppa tranquillità, che poi ci ha portato queste due disattenzioni e abbiamo preso due gol, uno discutibile forse sul rigore, il primo una disattenzione nostra e la partita le abbiamo rimesse in gioco noi praticamente. Loro sono un'ottima squadra, poi soprattutto davanti, e se gli concedi anche solo un minimo loro ti puniscono. Per fortuna sono stato bravo, anche fortunato nell'azione del gol, ci voleva, e credo che alla fine la vittoria sia meritata. Era una vittoria che serviva anche per un discorso di morale a questo, sì, a questo Saluzzo. Ti chiedo da che periodo arrivavate? Era allora, ma in realtà era un periodo un po' particolare, perché comunque abbiamo vinto una partita, poi un pareggio, poi una sconfitta brutta settimana scorsa col CBS. In un campo difficile, il campo CBS sono sempre partite sporche, partite brutte. Noi non siamo scesi in campo, ci siamo analizzati tra di noi in squadra e credo che ne siamo usciti nel modo giusto, quindi una partita era quello che contava, ecco, sì. Adesso bisogna ripartire da questa partita, da queste cose positive per prossima settimana. Assolutamente, questa vittoria ci deve dare consapevolezza e ci deve insegnare che se le cose le vogliamo, se siamo tenaci, siamo con la mentalità giusta, possiamo veramente dare del filo da torcere a tutte le squadre di questo campionato. Ultima cosa, gol vittoria, gol importantissimo, hai una dedica particolare per questa rete? Ma la dedico ai miei compagni, alla mia squadra, ci diamo sempre il giusto supporto, la mia famiglia è sempre presente, mi vuole bene, mi segue sempre fin da quando ero piccolo, quindi soprattutto loro. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.